Anche oggi è una gran bella giornata di sole e io ho voglia di un caffè. Con una lente di Fresnel ce l'ho fatta. Proviamo con due. Questo è un fornello solare ibrido con geometria lineare. Ibrido in quanto è composto da un sistema di gruppi di concentrazione formati da lenti e specchi, lineare in quanto tutta la meccanica si svolge appunto lungo un'unica linea formata da due carrelli che scorrono lungo due binari. Il tutto è di derivazione dal concentratore solare MUMA, in particolare dai due gruppi di concentrazione che si trovano sul diametro del concentratore stesso. L'idea è stata quella di prendere questa geometria, ingrandirla opportunamente, quindi scalarla, utilizzando delle lenti di Fresnel che avevo a disposizione e costruendo appunto tutta la meccanica che potete vedere. I due gruppi di concentrazione sono formati appunto da lenti di ingrandimento tipo Fresnel e specchi inclinati a 45 gradi. Il tutto può ruotare attorno a perni che sono stati ricavati da parti meccaniche di vecchie lavorazioni e possono scorrere i due carrelli lungo appunto l'asse che potete vedere. Il tutto per avvicinare o allontanare gli specchi stessi dall'asse centrale, dove verrà inserito un utilizzatore che può essere un pentolino o una caffettiera che cercheremo di far bollire. E questa è la configurazione che avrà tutto il gruppo una volta posizionato rispetto al sole. E ho inserito dei rialzi ricavati da vecchie strumentazioni realizzate per il telescopio, che comunque dovrò costruire nuovamente, quindi è tutto materiale di recupero. Ho posizionato la caffettiera all'altezza dei fuochi delle due lenti di Fresnel. Ora andrò a riempire d'acqua, riempire di caffè e ad annerire le due superfici che vedono direttamente il fuoco delle lenti. Questo per aumentare ovviamente la capacità della caffettiera di assorbire calore. Ora eseguo il tutto, posiziono rispetto al sole e poi facciamo l'esperimento. Bene, adesso andrò a posizionare la caffettiera esattamente al centro fra i due fuochi e cercherò la posizione ottimale per il raggiungimento della temperatura massima. E ovviamente dovrò cercare quindi lo spot luminoso il più piccolo possibile, cioè esattamente la posizione del fuoco. Ovviamente, come sempre capita qui, abbiamo un pomeriggio ventoso, non abbiamo mai un'aria perfettamente calma, ma vediamo in queste condizioni, tra virgolette, avverse, se riusciamo a mandare in ebollizione la caffettiera e a produrre un po' di caffè. Ho annerito i due lati opposti della caffettiera, quindi con del nero fumo, come si può notare con normalissima candela. Ora andrò a posizionare il tutto all'altezza adeguata. Le lenti di Fresnel hanno una potenza molto elevata. Proviamo a vedere, posizionando già bruciato questo campioncino da entrambe le parti, proviamo a vedere con questo campioncino la velocità di combustione. Notare la velocità con cui il legno va in combustione. Ovviamente questo è a vantaggio del nostro esperimento. Ora posiziono il tutto, posiziono la caffettiera e vado a sistemare i fuochi in maniera tale che agiscano esattamente sui lati opposti della caffettiera, cioè quelli che ho annerito. Ora posiziono il tutto e poi ricomincio a riprendere. Ecco, ho determinato la posizione dei fuochi da una parte, potete vedere, e dall'altra rispetto ai due lati opposti della caffettiera, quelli anneriti dal nero fumo. Adesso non resta che attendere e verificare se riusciamo questa volta, rispetto alla volta precedente, a far uscire tutto quanto il caffè. E siamo in condizioni di forte ventilazione naturale, quindi abbiamo delle grosse perdite per asporto di calore dato dal vento. Vediamo se però siamo fortunati e se il sistema funziona come dovrebbe. Sono passati 16 minuti dall'inizio della prova ed ecco il caffè che sta uscendo. Sta venendo fuori piano piano, però eccolo lì. Però sta venendo fuori, quindi vediamo se riusciamo, ecco, a fare più caffè della prova precedente, quella con una sola lente di Fresnel. Adesso la fuoriuscita del caffè è continua.
dividiamo per evitare che venga asportato troppo calore dalla ventilazione e vediamo quanto ci vuole per farlo uscire tutto. Intanto la prova è superata. Sono passati 19 minuti dall'inizio della prova, ecco il caffè che sta gorgogliando, lo potete vedere. Ecco, vediamo se riusciamo a farlo uscire tutto. Eccolo che sta fuoriuscendo. Vediamo se riusciamo a riempire almeno una tazzina interamente. Sono passati 22 minuti, il caffè sta uscendo, come spero si riesca a vedere. La caffettiera si sta riempiendo. Ecco, sta gorgogliando all'uscita del camino. Attendiamo adesso che fuoriesca tutto. Ecco il caffè che sta pian piano fuoriuscendo. Spero si riesca a notare le bollicine al camino. Esce lento ma continuo. Sono passati 27 minuti dall'inizio della prova e sono già 3 minuti che non esce più caffè dalla caffettiera. Quindi diciamo che abbiamo raggiunto il limite massimo di resa di questo sistema nella giornata odierna per quel che riguarda la concentrazione solare e la ventilazione naturale. Ora lo scopo del gioco è riuscire a sviluppare questo fornello solare e, realizzando dei sistemi di schermatura per quel che riguarda ovviamente la ventilazione naturale, per renderlo adatto anche a far bollire dell'acqua per cuocere della pasta. L'esperimento è decisamente un successo rispetto alla volta precedente, quello con una sola lente di Fresnel, e questa è la quantità di caffè che abbiamo prodotto. Ecco qui, e che adesso ci beviamo alla salute di tutti e ai nuovi sviluppi del fornello solare. A presto!